In un bar importante di Cecchina, la pasticceria del corso. Buonasera ragazzi, benvenuti. Salve. Buonasera. Buongiorno. Tu sei? Alessandro. Alessandro, eh? Francesco. Allora ragazzi, fatemi capire, perché qui quando si entra Simone. È Simone che sta lì dietro. Ciao Simone. Ciao, e poi c'è uno staff che poi vogliamo salutare, che sta lì dietro, che lavora veramente tantissimo. Ciao ragazzi. Marica. Vedi Marica. Maura. Ciao Marica. Ciao poi Maura. Poi manca Lara. Sofia con Benedetta. Vabbè, che si abbiamo salutato tutti bene. Adesso fanno io il pomeriggio. Dimmi fanno il turno di pomeriggio. Quando poi ci vedranno in TV diranno mannaggia se facevo la mattina. Allora parliamo di cose importanti, cose buone soprattutto quest'oggi, perché questo bar non è un semplice bar, perché quando si entra in questo bar si capisce subito che si mangia del buono. Che cosa fate? Beh, in generale ci occupiamo della pasticceria a 360 gradi, torte, semifreddi, catering e quant'altro, a partire dalla Mignon e un po' in generale un po' di tutto, insomma. Anche sull'aperitivo, importante. Comunque c'è Benedetta che si occupa dalle 4 del pomeriggio in poi con Francesco, ai cocktail bar con aperitivi alcolici, analcolici o super alcolici, ma comunque sempre in maniera moderata. Comunque abbiamo il modo di essere e di fare che non c'è il devasto. Cioè, il gusto, quindi, di prendere un qualcosa, gustarlo in pietra lavica, tortillas o quant'altro, e forse Francesco sarebbe. Allora vado da Francesco. Francesco, raccontami degli aperitivi, perché gli aperitivi vanno alla grande e adesso che comincia la bella stagione soprattutto si può gustare un qualcosa di anche di fresco, no? Certo, adesso cominceremo anche con il nostro gelato, la nostra produzione del gelato artigianale, e aggiungeremo anche della frutta, diciamo, centrifuga, sì, e quant'altro, diciamo. E vi aspettiamo per assaggiare i nostri prodotti, vi prego, accorrete. Allora io lo so che all'inizio la televisione mette un po' d'ansia, però per sdrammatizzare posso dire che assomigli molto a Schumacher. Gli aperitivi li ho provati con il nostro amico Sauro Sinapi, perché quando vengo qua vedendo sto bar bellissimo ti viene veramente voglia, ma soprattutto se volete fare una bella figura quando passate, andate a trovare dei vostri amici qui in zona Cecchina, ve lo consiglio, scegliete a caso un prodotto qualsiasi della pasticceria, perché sono veramente squisiti. E ancora mi ricordo la torta di Sauro quando l'abbiamo mangiata, buonissima, complimenti. La pasticceria è un mondo molto variegato che a noi non era sconosciuto, nel senso che veniamo dal cocktail bar, da dei baristi di professione come Francesco e Simone, però in realtà la pasticceria è altro, è oltre, nel senso che comunque non è pasticceria, pasticceria si intende anche da forno, no? La pasticceria è alta pasticceria, non è il cake design, è proprio un qualcosa che le persone devono venire e provare un prodotto e dire sì, è buono, non vado lì solo per Francesco, Alessandro e Simone, ma vado perché comunque è buona. E questo, entreremo dall'inizio, ecco, da adesso in poi, dal 25 d'aprile con Harry Moussa che lavora per la Nestlé e fa degli avviamenti locali in cui vogliamo che il gelato artigianale sia alla perfezione. Gli aperitivi li ho provati, i dolci pure, no, i caffè pure, quindi io so che sono buoni. Caffè offriamo un Gran Riserva Lavazza e ci ho puntato fin dall'inizio insieme a Francesco e Simone, e sapevo che chi lo lavorava, comunque Francesco, Simone e Sofia, con Benedetta, con gli aperitivi e tutto, andavamo alla grandissima. La pasticceria ci dobbiamo lavorare, va bene, ma c'è tanto tanto ancora da camminare, quindi sono sicuro che da qui a distanza di poco faremo belle cose. Bene, allora la prossima volta, quando ci sarà questa cosa importante, oltre a queste, comunque già ci sono, insomma, Verremo qui, assaggeremo questo nuovo prodotto che stai facendo. Sì, quindi appena sarete pronti verremo qua con cucchiaino in mano e proviamo, facciamo da tester. Sicuro, Bene. Vogliamo dare le info? La via, l'indirizzo e quant'altro? Allora, questo è semplice. Allora, pasticceria del corso in via Nettunense 4951 ad Albano Laziale, Cecchina, frazione Cecchina. Bene, questo è importante. Il sito sta per cicciare, quindi la prossima volta possiamo trovarlo. Internet. Volete dare un Facebook? Sì, pasticceria del corso. Facile, semplice. Pollice all'insù e venite a trovarli.